Benissimo, allora come promesso cerchiamo di vedere come installare su un Mac una specie di SIM on a stick, simile a quella che abbiamo installato su Windows. Allora, la prima cosa da fare è aver installato il mono. Vedete che se voi andate su un terminale di Mac, che si può accedere anche cercando sul Finder e poi cercando terminale, si apre una finestra e quindi sul terminale questo qui è importantissimo. Diciamo in Mac normalmente non c'è disponibile mono che serve a OpenSIM. Come facciamo a installare Mono? Beh, Mono lo troviamo. Mono download Mac. Ok, Mono. Ecco, install Mono lo troviamo cercandolo. E troviamo che c'è dunque andiamo sulla pagina principale e io ho installato la Mono Universal Installer. Sono circa 300 megabyte, quindi un po' lunghetto, ma diciamo che dovrei averla già scaricata. Eccolo qua, scaricato questo Mono Framework MDK, quindi se lo vado a cliccare, mi dice come installarlo, quindi lo installo, io dico continuo, continuo, ecco, chiede di accettare la licenza. E fa tutta l'installazione che impiega circa 1 GB. Mi chiede ancora di l'autorizzazione. Ecco, non mi ricordo se già in questo punto o in un altro punto si arrabbia perché magari l'installazione di questi programmi per Mac non sono autorizzati. Adesso vabbè, io ho già dato l'autorizzazione in questo caso, ma se per caso non ve la desse, adesso aspettiamo un attimo che qui siamo in tempo reale, quindi ci impiega, questo è il tempo reale con cui impiega a installare Mono sulla mia macchina. Vedete, ci impiega, questa è una macchina virtuale, ci impiega forse un attimino di più, ma credo che sia abbastanza realistico. Che ci impiega un po' di tempo. Nel frattempo, solo una cosa, se andate nelle preferenze, security mi sembra, security settings, security and privacy, dovete, per poter installare, non solo questo, ma anche Firestorm o altre cose, aver messo Allow Apps Downloaded oppure consenti le applicazioni scaricate da qualunque parte, altrimenti, alcune delle installazioni non vi funzionano. Ora, qui sta continuando a tritare, dice che ci impiega. Ecco, l'installazione è stata avvenuta con successo. Per essere sicuro che l'abbia installato, andiamo nel nostro finestrella che vi ho spiegato prima, clicchiamo Mono -- version e qui vediamo che abbiamo effettivamente la versione 4.2.1. Alternativamente, ho visto recentemente che si può fare sull'About, sul System Report e sul Software, sul Frameworks. Teoricamente dovrebbe comparire Mono da qualche parte qua, non lo vedo, ma comunque diciamo che la cosa interessante è che il fatto che dal terminale vi risponda correttamente facendo Mono, oppure anche scrivendo Mono senza niente, cioè che non vi dia errore. Okay? Il secondo punto invece è di scaricare la OpenSIM. Ok, il secondo pezzo che ci interessa si chiama White Core. Ora, White Core, se lo cercate, vedete che arriva direttamente su whitecore.sim.org, è una variante di OpenSIM creata negli ultimi anni, che
che fondamentalmente vi consente, vedete che c'è un update di settembre 2015. Se andate, vedete che c'è questo prodotto che si chiama WOS, White Core on a Stick, e questo è interessante perché è interessante? Perché dentro White Core abbiamo una versione direttamente per Mac. E quando la scaricate questa versione, io l'ho già scaricata perché sono altri 80 MB, abbiamo whitecoreinstaller.dmg. Quindi cliccando su l'installer vedete che abbiamo tutta questa parte in cui una cosa interessante sono allora, qui cliccando qua vi spiega cosa dovete fare in inglese, ma essenzialmente implica il cliccare qua, che fa l'installazione di White Core. White Core che è Simon Stick. Ora lui dice che Mono non c'è, ma in realtà noi l'abbiamo installato, quindi andiamo avanti, ok? Lui non se ne accorge perché forse dobbiamo installarlo in un modo per lui più ortodosso, ma comunque c'è. Allora, continuiamo a dire continue. Qui dà una serie di informazioni. E in realtà questo qui non è proprio OpenSim, do agree. È una variante che si chiama Aurora. Diamo ancora l'autorizzazione e installiamo il software. Ok. Quindi è qui che probabilmente si arrabbia se non avete dato l'autorizzazione ai programmi prima. Okay? Ora l'installazione è stata avvenuta con successo, questo vuol dire che tendenzialmente il programma c'è, okay? E quindi si può lanciare. Come sapete che si può lanciare, cioè come fate a lanciarlo, andate dal Finder. E dalle chissà se riuscirò mai ad arrivare alle app, quindi possiamo, ok, nel Macintosh, nelle applications, e nelle applications è comparso White Core. Ora, se tutto è andato a buon fine, cliccando su White Core, in teoria dovrebbe partire. Vedete che qui sta facendo dei mestieri e sta lanciando la console, e questa console si sta attaccando alla porta 9000. Soprattutto la prima volta ci può impiegare parecchio a salire perché deve fare un po' di mestieri. Allora, l'idea è che quando è salito risponde a localhost 9000. Se non risponde vuol dire che sta ancora partendo, abbiamo detto. Quindi vedete che sta cominciando a partire, sta facendo i suoi mestieri, è un po' lento la prima volta. Da me credo che ci abbia impiegato un 2-3 minuti a partire. Ok, vedete che sta facendo tutti i suoi mestieri, sta caricando delle cose. Ok, direi che quando ha dato il prompt root due punti cancelletto, adesso dovrebbe esserci. Quindi se noi lo chiamiamo sulla porta 9000, vedete che ci risponde con White Core. Ora qua abbiamo Simona Stick con password 123, esattamente come prima. E possiamo anche dirgli di salvare la password. Vedete che dovrebbe essere entrata. Ok, e poi ci fa vedere la world map, che è interessante. Ok. O se no si può entrare anche come Simon Stick, che è l'equivalente maschile. Qui in teoria
non mi ricordo, ma dovrebbe essere possibile anche creare nuovi utenti. Quindi facciamo prima fare un logout user. Quindi online user, qui vedete tutti gli utenti eventualmente collegati. Facciamo un logout e andiamo sulla vostra. Qui non l'ho ancora studiato bene, ma comunque diciamo come punto di partenza per il Mac direi che questo è già molto. Cioè, quindi praticamente, come avete visto anche dalle foto che vi ho fatto, si può poi entrare su questo Mac. E il tutto l'abbiamo fatto installando fondamentalmente Mono, e Mono praticamente lo vedete, mono-version dal terminale, deve esserci, e poi abbiamo installato l'applicazione WhiteCore, questa. Direi che è più o meno tutto per questa parte, ci sentiamo la volta prossima.